Ieri si è tenuta la seduta pubblica per la stesura della graduatoria provvisoria per l'incarico del nuovo piano regolatore. Che cosa è avvenuto ieri? La Commissione ha presentato la graduatoria relativa ai requisiti tecnici dei gruppi che avevano presentato l'offerta. Per arrivare a questo risultato, la Commissione si è riunita 42 volte e ha proceduto con il confronto a coppie, cioè valutando su dei requisiti tecnici indicati due a due i lavori, e alla fine ha redatto questa graduatoria nella quale i partecipanti sono selezionati rispetto alla qualità del lavoro che hanno proposto. Ieri poi, sempre in questa seduta, è stata invece affrontata la questione della seconda parte del lavoro, ovvero quella relativa al ribasso d'asta. Sono state aperte in quella sede le buste sigillate, nelle quali i partecipanti avevano indicato il ribasso rispetto alla cifra messa a gara per la redazione del progetto che avevano presentato. E in diretta è stata stesa e redatta la graduatoria provvisoria. I primi tre gruppi classificati hanno presentato però delle offerte che in gergo tecnico vengono definite anomale, nel senso che la qualità della proposta progettuale presentata è molto elevata, ma d'altro canto è anche elevato il ribasso d'asta. E di conseguenza il RUP, cioè il responsabile unico del procedimento, dovrà procedere ad un approfondimento di istruttoria. Questi sono passaggi che naturalmente vengono prescritti dalla norma e che hanno come unica finalità quella del garantire la correttezza del procedimento e la tutela di tutti i partecipanti e di tutti coloro che hanno interesse a far sì che questo lavoro abbia l'esito migliore. Quindi, ad oggi la Commissione ha completato il suo lavoro di istruttoria, abbiamo una graduatoria provvisoria. Questa verrà attraverso gli approfondimenti tecnici di legge valutata per arrivare alla stesura della graduatoria definitiva, che come obiettivo avrà quello di garantire la correttezza e la rispondenza alle norme di tutto il percorso. Nel frattempo, mentre cioè la parte tecnica continuerà il suo importante lavoro per arrivare a darci il nome di chi redigerà il piano regolatore di Pordenone, noi procederemo con quelle che sono le iniziative pubbliche, con gli incontri, ricordandoci che una delle piazze di confronto è sempre quella del blog e che lì possiamo confrontarci e raccogliere proposte, materiali e riflessioni che entreranno a far parte di quell'analisi che chi vincerà il bando avrà per conoscere quelle che sono le intenzioni e le finalità della nostra città e di noi tutti per costruire insieme la città di domani.